Ciao amici di Napolità, benvenuti in questa intervista. Allora ragazzi, questa è un'intervista che io veramente aspettavo da tantissimo tempo, perché oggi ho l'onore di parlare, ma non solo con un calciatore che io adoravo, perché è proprio l'attaccante. Allora, quando uno pensa all'attaccante del Napoli, noi sì, tutto a posto, possiamo pensare a Cavani, possiamo pensare a Higuain, ora ovviamente pensiamo a Osimhen, ma io c'ho praticamente il primo attaccante del Napoli, cioè, perché noi stiamo parlando del 2004, ma io è inutile che vi fa, perché io non c'ho niente da dire, perché vi presento e sono onorato di avere sul nostro canale il grande Roberto il Pampa Sosa. Ciao Sasà, ben ritrovati a tutti. Ciao Pampa, buonasera. Prima di tutto ti ringrazio di essere passato in questa famiglia, perché tu devi sapere una cosa, noi siamo legatissimi realmente ai calciatori come te, perché sono proprio l'inizio della nostra storia. Ora io lo dico spesso nelle mie live, nei miei video, ora è bellissimo di fare Napoli, ma non ti dico dopo questo che c'ho alle spalle, cioè dopo uno scudetto e più fa. Però tutto nasce dalla vostra salita, perché tu sei stato proprio, a parte il primo, dicevo, nella tua presentazione, e voglio partire proprio da questo. Che cosa è successo a settembre del 2004? Sono successe tantissime cose, perché io poi tra l'altro mi ritrovavo a Udine, era finito il mio prestito al Messina. Io quell'anno lì precedente a venire a Napoli avevo giocato sia ad Ascoli che a Messina, e col Messina siamo saliti in Serie A dopo più di 30 anni e c'era l'opportunità di tornare a Messina in Serie A, invece non si fece nulla e quindi tornai alla base, tornai a Udine con la mia famiglia, con i miei figli piccoli. Avevo fatto tutto il trasloco da Messina appunto a Udine ancora una volta e niente, quell'anno lì, pensa un po' te, come allenatore dell'Udinese c'era Luciano Spalletti che mi voleva e mi aveva anche inserito nella lista dell'Europa League, della UEFA allora. E quindi io mi apprestavo a iniziare gli allenamenti, perché il fatto che potevo andare a Messina ad altre squadre era un po' dilatato, e quindi tornai a Udine e in quei momenti lì fallisce il Napoli, fallisce purtroppo anche il Genova se non mi sbaglio. E quindi si riapre il mercato per il Napoli e io sui giornali, nelle televisioni, ho visto che Pierpaolo Marino appunto sarebbe stato il direttore sportivo del Napoli e chiaramente stando a Udine lui fu il primo a chiamarmi, anzi ci siamo visti negli allenamenti e lì sono iniziati i colloqui la fine agosto del 2004 appunto. Sei andato poi, diciamo, lì era proprio l'inizio dell'era della... Io questa domanda la faccio a tutti, perché poi abbiamo spesso ex calciatori del Napoli e ripeto, ci teniamo veramente tanto a parlare con voi che siete la nascita della storia del Napoli, perché se siamo arrivati a questo Napoli grazie a voi, che con voglia, dedizione e attaccamento poi a questi colori, per te anche mi va di dire un pochino più semplice, perché da argentino, no? Stiamo parlando di argentino a Napoli, tra virgolette, è un po' più semplice. Ma che rapporto avevi con la presidenza, con Aurelio De Laurentiis? In questo momento si parla tanto, no? Della particolarità del carattere del presidente del Napoli. Sì, diciamo che allora, io dico la verità, mi spaventava la categoria. La Serie C mi spaventava, perché io l'anno appunto precedente avevo giocato in Serie B, avevo fatto un po' di fatica di là, avevo fatto 12 gol tra Ascoli e Messina e avevo anche vinto insieme ai miei compagni del Messina il campionato per andare in Serie A. Sì. Però mi faceva un po' di paura già la Serie B, figuriamoci la Serie C. E quindi Pierpaolo Marino, con il quale continuo ad avere un grandissimo rapporto, chi mi convince appunto ad accettare l'esperienza in quel momento della Serie C, promettendomi di tornare a giocare in Serie A con Napoli e dicendomi tu diventerai il re di Napoli. Chiaro che in quei 4 anni il rapporto con De Laurentiis non era come probabilmente si può avere il rapporto oggi, perché anche lui è migliorato molto in questo ambiente. In quel momento era uno sconosciuto, era uno che aveva comprato la proprietà, ma di calcio era al limite, infatti lui si era affidato molto a Pierpaolo Marino e quindi non è che parlavamo molto noi calciatori con Aurelio De Laurentiis. Magari nell'ultimo anno in Serie A il rapporto, perché lui iniziava a capire che aveva in mano un grande potenziale, quindi
si informava magari con una chiacchierata con noi, perché poi il buon anno mio in Serie A nel Napoli c'erano giocatori come Lavezzi, Zalagetta, Paolo Cannavaro, insomma grandi giocatori che avevano già giocato in Serie A, quindi lui sa, si poteva anche confrontare più direttamente con noi. Quindi il mio rapporto con lui è stato ottimo, ma io parlavo molto, ma molto di più con Pierpaolo Marino. Con Pierpaolo, quindi possiamo dire che in quel momento, ecco, al contrario di quello che si dice un po' oggi, lui praticamente era un po' fuori dal lato sportivo e faceva tutto, no, Pierpaolo Marino, per quanto riguarda anche la vostra gestione. Esatto, esatto. Io credo che il direttore sportivo, al di là di fare il mercato, debba vivere e essere molto presente nella quotidianità degli allenamenti. Cioè, esatto. Il calciatore a volte sì, si può confrontare con l'allenatore, ma della parte tattica, della parte fisica, appunto col preparatore atletico, però quando ci sono problemi eventualmente, sai, musi lunghi perché non giochi, magari l'allenatore che ti sostituisce quando tu pensavi di giocare 90 minuti, ti aspettavi di avere più spazio, magari ti manca qualcosa nella tua vita privata, il direttore sportivo è fondamentale per questo. Molti pensiamo al direttore sportivo, si fa solo il mercato, e va benissimo che faccia il mercato, però la quotidianità secondo me a volte è molto più importante per quei calciatori che già ci sono lì, capito? Gestire quei calciatori che hanno problemi tutti i giorni, secondo me è la cosa più importante. Sono d'accordissimo su sto passaggio, assolutamente. Pampa, poi andiamo a ricordarci un po' di aneddoti, perché alla fine tu sei stato il calciatore che praticamente ha indossato la 10 di Maradona per l'ultima volta, una delle ultime volte, perché poi dalla B c'era il passaggio che non si poteva, diciamo, arrivò il ritiro della maglia. Mi va di farti una domanda: che rapporto hai tu con Napoli, Maradona? Perché poi sono domande che ti devo fare, io poi ti seguo e anzi voglio anche precisare a tutti che il Pampa non solo è ex calciatore di Napoli, allenatore ma anche ottimo opinionista, infatti noi lo seguiamo dappertutto e voi avete visto che anche sul canale di Napolità a volte abbiamo parlato di alcuni tuoi articoli, quindi già ti conosco, la famiglia di Napolità già ti conosce, perché noi ci teniamo anche al lato tuo opinionista, però voglio proprio sentire da te il tuo rapporto con Diego, l'amore che hai ovviamente con il giocatore più forte del pianeta. Sì, chiaramente per noi argentini è molto più facile partire da lontano quando si parla da Diego, perché io ero piccolo e allora il calcio era domenica alle 3, il suo orario era domenica alle 10 del mattino in Argentina, e quindi mio padre mi svegliava ogni domenica prima di preparare la sua grigliata che poi ci mangiavamo. Praticamente mi costringeva a guardare solo il Napoli di Maradona. Io allora non sapevo che esisteva appunto l'Udinese, che poi sono andato a giocare, il Milan, l'Inter. Io mi svegliavo e mi sedevo sul divano vicino a lui a guardare questo piccoletto con la maglia numero 10. Poi chiaramente uno cresce, capisce, inizia a giocare a calcio, viene a giocare in Italia e poi giocare a Napoli, in questa città che per me, come dicevo all'inizio, essendo argentino, è meravigliosa. La mia compagna è napoletana, io ho 3 figli, 2 nati a Udine e la terza con il precedente matrimonio nata qua vicino, perché io sono a Capodimonte, alla Sanità, quindi al quartiere Stella è nata Valentina, che ormai ha 16 anni. E quindi è tutto collegato con la mia Argentina, Napoli, Maradona. È molto facile per me, molto facile, perché io, ripeto, sono cresciuto da piccolo sognando essere come Diego. Tutti i calciatori, tutti i bambini sognano con essere Diego, poi non ci è riuscito nessuno, chiaramente, soltanto lui. E quindi averlo potuto abbracciare sia a Napoli, nello spogliatoio del Napoli, ma anche nel Gimnasia Esgrima La Plata, perché lui poi allenò il club per quale io tifo in Argentina, che è il Gimnasia Esgrima La Plata. Aver indossato questo numero meraviglioso, che è stata una delle cose che io le ho chiesto a Pierpaolo Marino prima di firmare il mio contratto con Napoli, perché eravamo ancora a Udine, e io le ho chiesto, perché sapevo che nella Serie C bisognava giocare col numero dell'1 all'11 e sapevo che questa maglia poi non sarebbe più utilizzata, quindi una delle mie richieste, essendo argentino, avendo vissuto quello che ti ho raccontato con mio padre sul divano, cioè io volevo già usare questo numero per l'ultima volta all'allora Stadio San Paolo. Quindi poi quando questo momento arrivò,
e poi quando sono andato a farli firmare la maglia a Diego, rinchiuso, diciamo così, una storia romantica mia personale che me la ricorderò tutta la mia vita. Stupendo, stupendo, papà, che emozioni che ci dai. Prima di passare al Napoli di ora, perché ecco qui ci puoi dare una lettura, perché a me veramente piace tanto la tua linea che stai portando, perché sono assolutamente d'accordo anche su quello che pensi degli allenatori, però io ti devo chiedere per forza: qual è stato il momento più bello da giocatore del Napoli, che ti dico, quello proprio che non ti dimenticherai mai più? Sono tanti, è difficile magari dire uno solo, perché quello con la numero 10, col Frosinone, è stato meraviglioso. Però poi posso dire anche il ritorno in Serie A con Napoli, a Udine, che io entro e poi faccio gol. Il primo gol in Serie C col Chieti, con 80.000 persone allo stadio, anche se poi abbiamo perso. 2-1, li perdemmo. Perdemmo col Chieti, me lo ricordo. Poi anche quando siamo saliti in Serie A a Genoa, che è stata l'invasione del campo. Però potrei anche ricordare ogni allenamento, perché i primi allenamenti che parlavamo fuori onda, cioè, noi li facevamo in posti diversi di Napoli. Cioè, ci mandavamo un SMS per dire: ci incontriamo qua per andare a Marano, per andare a Parma Campania, per andare a Barcaturo, per andare a tutti i posti della Campania. Siamo andati a allenarci perché non avevamo il centro sportivo. È vero. E poi se c'era da fare terapie o un'ecografia, perché qualcuno aveva un problema muscolare, dovevamo andare al Vomero, dovevamo andare a Posillipo, dovevamo andare ai quartieri, al centro storico, ovunque. Noi abbiamo in quegli anni percorso Napoli per tutti i posti. Quindi ricordare i momenti che ho vissuto sul campo a volte sono secondari a quello che abbiamo vissuto fuori dal campo, secondo me. Stupendo, Pampa, stupendo, quante emozioni ci stai regalando, è bello, perché poi alla fine, ecco, a volte riduciamo tutto al campo, quando invece le vere emozioni sono fuori. E poi mi ricordo bene quella partita a Udine, quando segnasti, che tu non hai esultato, però esatto, la gente lì ti applaudì, perché poi eri anche amatissimo ad Udine. Chiudendo un po' con il tuo passato, ora... Purtroppo parliamo di un momento particolare del Napoli che non sta andando benissimo, ma ripeto, io sono veramente molto sulla tua linea editoriale, perché, cioè sulla tua linea di pensiero, perdonami, perché si parla di queste tre gestioni. Prima ricordavo che tu sei allenatore, oltre a giocatore, sei allenatore, quindi parlaci un po' delle tre gestioni, come reputi le tre gestioni García, Mazzarri e Calzona? Allora, io parto dicendo che innanzitutto, sia per te, per me, per una squadra di calcio, per un tenista, per una persona che lavora in un supermercato, o fa il meccanico, o fa il dentista, tutti abbiamo delle emozioni, tutti viviamo a seconda di come ci sentiamo quando ci svegliamo al mattino. E quindi se a questo aggiungiamo che anche noi, nella nostra vita quotidiana, possiamo arrivare al successo, ma il successo può essere avere un figlio, può essere avere un bel lavoro, può essere avere un complimento per la strada. E quindi quando nel calcio arrivi al successo, come è arrivato il Napoli l'anno scorso, gestire le emozioni nel post scudetto, in questa occasione io l'ho sempre detto che sarebbe stata la situazione più difficile da gestire. E secondo me il problema in generale quest'anno è stato questo, il saper gestire le emozioni, cosa che non è facile. Se a questo aggiungiamo che il Napoli prende García nella prima parte del campionato, García che la prima conferenza stampa dice: io non ho visto una partita del Napoli, cioè la partita del Napoli campione, cioè tu non la vedi, già vuol dire che metti in discussione tutto. Poi ha messo in discussione Osimhen e Kvaratskhelia, poi non si è capito più nulla, vuol dire che si vedeva che sotto questo punto di vista non ha mai gestito bene queste emozioni. Poi arriva Mazzarri, che io nel momento che arriva Mazzarri ho detto: mi piace, perché lui conosce la piazza, vero. Può eventualmente sapere gli umori di tutti i tifosi, però ha commesso l'errore di non aggiornarsi dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, ma anche nel suo personale, perché lui il primo giorno ha detto: non vedrete un Mazzarri diverso, zero scuse, zero lamentele, e non è successo così.
Bene. Quindi tutto quello dal punto di vista tattico l'hanno sofferto i calciatori. Esatto. Il terzo passo è Calzona, che ha rimesso tutto a posto per quanto riguarda il terzino fa il terzino, il centrocampista fa il centrocampista, l'attaccante fa l'attaccante, però è tardi, secondo me è tardi, la situazione ormai è compromessa e nell'ultima partita col Monza si rivede tutto questo che io ho detto in 5 minuti. Un primo tempo non all'altezza, 15 minuti straordinari per arrivare al gol di Raspadori, 24-25 minuti, dove si richiude tutto e non saper gestire le emozioni. Perché se il primo tempo fai così, e il secondo tempo per 24 minuti tu riascisci in quella maniera, vuol dire che è tutto dentro la testa. Veramente, Pampa, hai detto proprio, hai fatto una cronistoria perfetta, perché poi alla fine noi possiamo, sì, appigliarci e parlare quindi del lato tecnico-tattico, e tu lo fai ovviamente con professionalità, però poi non possiamo mettere da parte quella che è l'emotività e la gestione, esatto, proprio post-scudetto di una squadra che si è trovata. Senza quello che dicevi prima, no? Per esempio il direttore sportivo che ti poteva risolvere il problemino esatto, nel momento che serviva. E ora devo farlo per forza, te la devo fare per forza questa domanda. Spalletti, che uomo è, che allenatore è, visto che non solo lo sei andato a trovare, ti abbiamo visto a Castelvolturno l'anno scorso, ma poi l'hai tenuto anche come allenatore proprio. Che ci dici? Esatto, diciamo? Esatto. Io ce l'ho avuto 2004, appunto, qua, prima di venire, sì, prima di venire a Napoli, mi sono incrociato con lui, ma io l'avevo avuto qualche anno prima, negli ultimi 3-4 mesi, appunto, con l'Udinese, che stavamo tra l'altro retrocedendo e ci siamo salvati, era un altro Spalletti, però la sua personalità era sempre la stessa e lui è migliorato sotto questo di vista, soprattutto nella comunicazione. Io sono andato un sacco di volte in questi 2 anni che lui è stato a Napoli a vedere i suoi allenamenti e ha soprattutto una capacità di gestione nel saper delegare ai suoi collaboratori, nel saper parlare con i calciatori. Chiaramente dal punto di vista tattico e tecnico lui si è aggiornato ai livelli di top allenatori, perché quello che abbiamo visto l'anno scorso fare al Napoli, io mi sono sbilanciato nel dire che non lo vedremo mai più nel calcio italiano, non nel Napoli. Purtroppo nel calcio italiano, perché vedere una opera così bella, così perfetta, che funzionava tutto anche dal punto di vista del comportamento, del rispetto e dell'educazione. Perché il calcio non è, come dicevi prima, soltanto chi fa gol, come lo fai, sennò come ti rapporti anche col resto delle squadre che affrontano questo campionato. Quindi è stato tutto straordinario e ogni volta che io andavo a Castelvolturno veramente io mi sentivo come se andavo a Disney, perché veramente era un parco giochi dove ti potevi divertire e imparare, perché io in quel momento non solo andavo a salutare il mio ex allenatore, sino a imparare questo mestiere che non è facile e secondo me parte tutto dai rapporti che tu o della comunicazione che tu riesci a avere con i tuoi calciatori, con la stampa, con i dirigenti, ma anche con i... Hai ragione. Quest'anno tu sei andato a Castelvolturno, quest'anno ci sei passato oppure non sei proprio andato a trovare i ragazzi? Allora, ho chiesto il permesso di andare. Il primo allenatore, diciamo così, Garcia, non è che ha detto il Pampa Sosa, no, ha detto no, non voglio far entrare nessuno. Ah, quindi diciamo non è nulla contro il Pampa, quindi non facciamo uscire... No, non voleva lui far entrare nessuno, diciamo okay. La verità, non mi sono perso nulla. Non ti sei perso nulla, però noi sì, perché magari tu andavi lì, guardavi negli occhi a qualcuno e potevano cambiare un po' la stagione, quindi grazie Garcia che non hai fatto entrare il Pampa. Quindi questo lo dico io, mi prendo io le responsabilità. Va bene, va bene così. I'm all for you.